negli anni un talento emergente della scuola musicale genovese, possiamo definirti, anche se ormai sei emergente, ma... Torino. Sì, immigrato a Torino, ma emergente in genere non si dice magari di gente un po' giovane, insomma. Io ho compiuto 40 anni adesso, qualche giorno fa, quindi insomma spero di essere un pochino emerso, magari non del tutto, ma un pochino emerso, spero di sì. Poi ha avuto grandi successi fin da giovane, il premio come migliore esordiente, il premio Tengo come migliore esordiente. E poi comunque non sei solo cantante, hai fatto anche qualche esperienza teatrale, addirittura gli esordi con Luca e Paolo che nessuno ancora conosceva. Sì. Puoi un po' raccontare la tua vita, la tua avventura, ecco. Sì, è stata una vita artistica abbastanza scherza, molto così strana, un po' là, a cavallo tra la musica e il cantante d'autore, che è la situazione su cui mi sono un po' più concentrato, e il teatro, perché mi piaceva molto, soprattutto allora. Ed è vero, inizialmente con Luca e Paolo, che anche loro erano attori molto giovani, facevano la scuola dello Stabile, ci eravamo messi insieme per fare diversi spettacoli, e alcuni erano anche piuttosto divertenti. È stato un periodo abbastanza buffo, un periodo di cui ho ricordi abbastanza vaghi, perché era molto l'alcol che girava in quella serata lì. Però lo ricordo come un periodo molto divertente, sì. Come va? Cioè, sicuramente penso di poter dire una tappa fondamentale della tua vita è un viaggio in Bulgaria, dove hai iniziato ad appassionarti all'universo rom, sì. Una tematica tra l'altro anche molto attuale. Sì, assolutamente inaspettato, perché io sono emigrato in Bulgaria in realtà per amore, nel senso che ho seguito una fidanzata, una ragazza con cui ho avuto una storia qua a Genova, e poi lì, siccome poi la storia non è cazzata, benissimo, mi sono dedicato ad altro, e lì sì, le comunità nomadi sono molte, a cavallo proprio di quei territori vicino ai Balcani. Ed è stato bello perché loro comunque mi hanno accolto senza nessuna preclusione, senza nessun razzismo, come spesso invece avviene al contrario. E quindi sono rimasto abbastanza affascinato dal loro modo di vita, dalle loro musiche, perché poi comunque è la situazione che percepisco più immediatamente. E da lì è nata in realtà questa passione che mi ha portato a scrivere addirittura un intero disco legato sì ai rom, ma anche alle varie comunità immigrate e clandestine presenti in Italia. È un disco di diversi anni fa, noto con dispiacere che le cose non sono cambiate da quel punto di vista, anzi.